Trovati nel salotto di gol, ben trovati a Ermanno Ricci, a Grazie. Renato Ciao, ciao a Ranieri. tutti, buonasera. Ben trovati anche a voi tutti che seguite questa rubrica. Allora, Pescara Lecce 4-2, record stagionale di presenze con 8.782 spettatori. Beh, al sentire soltanto queste due cifre, uno dice: Pescara ha maramaldeggiato contro il Lecce davanti ad un pubblico non eccessivamente numeroso, perché il Pescara, che quando andava bene, così come sta andando bene adesso, che è primo in classifica, faceva dalle 12 alle 14.000 presenze. Detto questo, però, questo maramaldeggiare non c'è stato. Poi il nostro Renato, che segue la partita con particolare attenzione, ci farà vedere anche qualche errore, Proviamo. qualche Sì, quando dilettante. riguarda Pescara Lecce. Sì, parliamo solo di Sì. Pescara. Dopo ti do la Però palla e fai è che dobbiamo partire dalla decima giornata. va bene. No, questo per dire che in definitiva le partite vanno viste e analizzate in un certo modo. Perché se fossimo tifosi dovremmo dire soltanto: evviva, 4 gol, siamo primi in classifica, bene così. Però, siccome siamo dei tecnici, dobbiamo analizzare le partite così come fa per esempio il medico, che quando sta a controllare la situazione del fisico di qualcuno, non si mette a dire questo o quello, deve vedere come stanno le cose. Allora, la prima analisi è che tu prendi in 11 partite 12 gol per una squadra che deve avere velleità giuste di promozione, insomma, sono troppi questi gol. Secondo, subire il gol del pareggio in superiorità numerica è un altro errore, poi tu ce lo spieghi. Detto questo, abbiamo inquadrato un po' la situazione. Come dire che il Pescara sta andando alla grande. Siamo felicissimi perché sono i presupposti per andare ancora meglio, perché poi Ermanno Ricci farà anche una sua analisi, per cui dirà che il Pescara è forte come squadra di base, ma è altrettanto forte come rincalzi, vero Ermanno? Quindi ha la possibilità di fare delle sostituzioni in corso d'opera, come si suol dire, però non bisogna fare degli errori, non bisogna fare quelle scivolate d'ala che potrebbero costarci. Allora, parte da dove vuoi. Esatto, partiamo dalla decima giornata. Yes. Allora, Cosenza-Pescara 1-1. In questa partita dobbiamo dire chiaramente che ci sono stati due interventi molto discutibili da parte del nostro portiere e da parte del portiere del Cosenza. Non dico due papere, ma. È tuo padre, sì. L'hai detto, non dirlo. Ma Guarda, quasi. giustificato il Va ragazzino che ha bene. 19 anni, Perché il portiere Cosenza ci ha 19 messo lui anni. la palla lì dentro, quindi per fortuna che l'arbitro se ne è accorto. Poi Ascoli Verona 1-0, qui il Verona è caduto di nuovo. Il Palermo è andato a vincere 3-0 a Carpi. Cittadella Cosenza Foggia 1-1. Poi il Venezia è andato ad espugnare il campo della Cremonese per 1-0, Perugia Padova 3-2, Salernitana Livorno 3-1, Lecce Crotone 1-0. E poi Spezia Benevento rinviata per impraticabilità di campo, ha riposato il Brescia. Ermanno, scusa, siccome hai Prego. detto Cremonese, ricordiamo che è stato. Arrivo, arrivo, Arrivi dopo. arrivo, arrivo. C'è tutto qui già. C'è tutto. Allora, a questo punto, dopo la decima giornata, il Pescara è sempre primo con 19 punti, Palermo 18, Verona e Salernitana 17, Benevento e Lecce 16, Cittadella 15, Brescia 14, Spezia 13, Ascoli 12, Cremonese, Perugia e Crotone 11, Venezia 9, Cosenza 8, Padova 7, Foggia 6 e Livorno e Carpi 5 punti. Il Pescara, lì a Cosenza, ha giocato con Fiorillo, Ciofani, Gravion, Campagnaro, Balzano. Poi al 34esimo del secondo tempo è entrato Crecco. Crecco, per fortuna, perché c'è il nostro pillone che quando fa scendere in campo qualcuno del Pescara, come si è Certo. verificato poi con il Lecce, insomma, Crecco ha risolto la partita, parliamoci chiaro, con quel colpo di Ma è testa che ha entrato dato a la fare la vicinata. differenza, sì. Poi Marras, sostituito al 21esimo del secondo tempo da Del Sole, ecco che Del Sole incomincia ad ingranare piano piano. Mancuso Antonucci, al primo e al secondo tempo è entrato Monachello. Marcatore dunque al 44esimo Maniero e al 44esimo del primo tempo. Al 44esimo del secondo tempo ha segnato il Pescara con Crecco. Dopo questa giornata, la Cremonese, dopo il pareggio conquistato a Verona,
è la stessa squadra che cambia l'allenatore. Al posto di Mandorlini, caro Gianni, è arrivato Rastelli. Rastelli. Ora, a questo punto veniamo al... poi diamo la parola al nostro tecnico scientifico. Arriviamo alla partita contro il Lecce. Il Pescara è stato un Pescara stellare per quanto riguarda la prima mezz'ora. Veramente una cosa meravigliosa. Anche 45 minuti. È una cosa veramente, è stata una cosa, uno spettacolo. Passaggi di tacco, di qua, di là, insomma, quindi anche due gol che sono arrivati praticamente. Proprio il Pescara ha messo sotto il Lecce. Dopodiché c'è stata una flessione purtroppo e ora Renato Ranieri, che è un commercialista, però è anche uno che si dedica molto all'analisi scientifica della partita, ci farà riflettere su alcuni passaggi, alcuni gol che il Pescara ha preso. Prego Renato. No, guarda Ermanno, anche Gianni. Te Gianni, è parso subito evidente che il Pescara, così come è anche successo per esempio a Padova, gioca benissimo, poi di colpo accusa questi cali di tensione, sarà per... non lo so, forse perché consideravano la partita già chiusa o comunque sotto controllo, si sentivano superiori, non so per quale motivo, però accade questo. E prima del secondo gol, del pareggio quindi del Lecce, mentre si sviluppava l'azione, e si è vista tale quale proprio pari, quella che è stata proprio la causa del secondo gol, e il momento in cui ecco, la squadra... proprio era scesa proprio di tensione, proprio di concentrazione, i reparti non si parlavano, e soprattutto il centrocampo che ha iniziato a non fare più filtro, a governare un po'. Si è fermato proprio. Un po' si è proprio fermato. Io ho cercato di ricostruire da quello che ricordavo, dalle immagini sul campo della partita, l'ho ricostruito, se Leo mi dà una mano, ma giusto per perché è emblematico, Leo, prego, mano, è emblematico proprio il secondo gol, quindi come parte qua, il secondo gol. Se vediamo qui il portatore di palla, se non sbaglio, del Lecce, Petriccione, che ha la palla. Come vediamo, il centrocampo del Pescara, abbiamo in pratica tre giocatori del Lecce contro cinque del Pescara, in pratica tutto il centrocampo. Se vediamo, ci sono Machin, Marras, Memushai. No, non alzare, lascia la prima. La prima, rimane ecco, sulla prima, qui. Sì. Abbiamo, allora, due, abbiamo 4, 5 maglie biancazzurre e tre è l'arbitro. È l'arbitro e tre del Lecce, compreso il portatore di palla, Petriccione dovrebbe essere. Cosa succede? Adesso Petriccione allarga il gioco, passa sulla la destra. Palla a Fiamozzi e va sulla destra. Da notare sempre sulla prima immagine, e in alto a sinistra c'è Del Grosso che è in difesa, quindi sulla linea della difesa, e Antonucci che controlla il primo in alto. A destra del teleschermo però, attenzione. In alto a sinistra, scusa, c'è Del Grosso. Del Grosso? Di là. C'è Del Grosso e Antonucci in alto, sì, in alto, no? Ok? La palla adesso va a Fiamozzi. Cosa succede? Antonucci si allarga, va sul seconda immagine, sul Leo. Portatore di palla Fiamozzi, il nuovo chi è eccolo qua. Fiamozzi che riceve la palla. Quindi Antonucci si allarga, va sul portatore di palla, ma esce anche Del Grosso. E se torniamo un attimo su in atto, scusa Leo, se puoi tornare su. Chi poi ha segnato Tabanelli e quello affianco ad Antonucci. Sì. Ok? Guardate dove adesso va indisturbato Tabanelli, quindi lasciato ad Antonucci perché va incontro a Fiamozzi. Del Grosso si allarga anche lui per coprire su Fiamozzi. Tabanelli rimane da solo, cioè il centro, il vuoto, si crea un vuoto, per cui lui entra in aria. Vai al secondo, Leo, scusa. Seconda immagine. E guarda, sta per entrare in aria, sì, guarda la superiorità, solo, guarda solo. La superiorità, già si vedono tre giocatori del Lecce contro uno, sì. Perché Del Grosso si è allargato su Fiamozzi e Antonucci pure. I tre del centrocampo rimangono là, vai alla terza. Stanno tutte e tre vicino all'arbitro. Vai alla terza, sì. I tre di centrocampo rimangono lì, vedi, sono sulla linea dell'aria, e diventano quattro del Lecce contro tre giocatori del Pescara. Quindi la superiorità numerica l'hanno avuta loro. E Tabanelli, ecco, di testa segna e va e fa. Che significa quindi tutto allora, questo? Quindi allora, diciamo con una frase. Ma secondo me non erano concentrati, come erano concentrati fino a qualche minuto prima. Allora, noi non possiamo parlare solo di spiritualità, ma passiamo anche di tecnica. Allora vuol dire che in quel momento è mancato
l'aggancio tra difesa e centrocampo. Ma soprattutto il centrocampo si è fermato a guardare l'azione, a guardare perfetto, l'azione. Bravo Gianni. E la difesa ha subito il gol. Perfetto. Ma subire un gol con una superiorità numerica è da polli. Non è possibile. Perfetto. Avrebbe detto Gianni Brera, è stato uccellato. Al 66esimo dentro casa. Questi sono i momenti in cui, ecco, se vogliamo fare, perché la squadra del Pescara non si discute, è una squadra assolutamente forte, è veramente da primato o insomma ai primi posti della classifica, ma deve iniziare a limitare questi cali di tensione. Comunque l'autore del gol è Palombi, attenzione. No, il secondo è Tabanelli. Queste sono distrazioni che se tu le hai durante, per esempio domenica, spero di no, a Palermo. Esatto. Allora, sono letali, sono. Allora sì, certo. Si fa capire che il Pescara deve... Intanto, chiedo scusa, sì. Io devo fare i complimenti a Renato, bravo, perché bravo. Ha fatto veramente una discussione tecnica precisa. Ma bravo, io più che altro perché ho visto la partita e come ha segnato ho detto no, perché io l'avevo visto già dal campo. Inquadrato l'errore. Questo lo devo ricostruire. Allora, il Pescara deve gestire meglio le situazioni del campo, perché in definitiva non può in superiorità numerica... prendere gol. Inoltre, quando il Pescara si è trovato con 9 giocatori avversari, invece di ragionare, allargare il gioco e velocizzare i passaggi, si è fatto prendere dalla frenesia. Se non ci fosse stata la botta di fortuna, che diciamo questo, è una botta di fortuna entrata di... Del sole. Sarà la botta di fortuna però, sicuramente, ma anche lì c'è azzecca Ben Villone è fortunato. Con Crecco è stato fortunato. Con Del Sole la stessa cosa, quindi praticamente vuol dire che il tecnico sa leggere la partita e sa soprattutto conoscere quello che i suoi giocatori gli possono dare. Mi regali 10 secondi ancora. Quando ha fatto la sostituzione, in un certo momento uno dice, ma come tu mi togli Marras? Mi togli Marras, esatto. E fai entrare Del Sole. Toglimi un difensore, perché noi teniamo 4 difensori. Il Lecce non aveva nessun attaccante, quindi non avrebbe mai impensierito. Liberati. No, invece lui ha tolto Marras, certo. Del Sole, e Del Sole poi tutto sinistro, lì sono stati veramente uccellati, perché i difensori del Lecce, invece di chiudere sulla sinistra e non dargli la possibilità di hanno giusto un destro. Sì, però anche lì, cappellata enorme. Del Sole quindi allora, ha provato un euro gol. Sì. Allora vediamo un pochettino i risultati di questa 11ª giornata. Sì. Pescara-Lecce 4-2, Benevento-Ascoli 1-2, l'Ascoli che è andata ad espugnare il campo del Benevento, Crotone-Carpi 1-1, sì. Oddo non si è ripetuto come a Udine, no. Quindi qui ha subito il gol del pareggio da Carpi. Foggia-Brescia 2-2, Livorno-Perugia 2-3, io ho visto che c'è stata una bellissima partita, sì. Peccato, il Livorno non meritava la sconfitta, però il Perugia l'ha voluto. Poi Padova-Cittadella 0-0, il Cittadella che vi è venuto qui a Pescara, guarda un pochettino, a vincere, perché si chiude come un riccio, va bene, comunque. Palermo-Cosenza 2-1, attenzione, Cosenza aveva pareggiato 1-1, poi alla fine ha segnato il gol della vittoria. Venezia-Salernitana 1-0, anche questa è stata una bellissima partita. Verona-Cremonese 1-1, e questo pareggio è costato alla panchina, appunto a Mandorlini, ha riposato Spezia. Allora, a questo punto il Pescara... In seguito a questa vittoria è ritornata in testa, capolista, sì. 22 punti, Palermo 21, Verona 18, Salernitana 17, Benevento, Lecce e Cittadella 16, Brescia, Ascoli 15, Perugia 14, Spezia 13, Cremonese e Venezia 12, Cosenza e Padova 8, Foggia 7, Carpi 6 e Livorno 6 punti. Per quanto riguarda la 12ª giornata, gli incontri della 12ª giornata, iniziamo con venerdì 9 novembre alle 21 con Perugia-Crotone, poi sabato 10 novembre alle 15 giocheranno Ascoli e Padova, Carpi e Benevento, Cremonese-Livorno, Salernitana-Spezia, alle ore 18 Cosenza-Lecce. Domenica 11 novembre alle ore 15 Brescia-Verona, Cittadella-Venezia e alle ore 21 Palermo-Pescara. Riposa il Foggia. Prego. Bene, allora intanto c'è una prima analisi da fare. L'abbiamo già detto prima, una squadra importante su 11 partite non può prendere 12 gol. Soprattutto in considerazione del fatto che se vai a considerare i 4 della difesa,
singolarmente presi. Vedi che Gravion sembra un muro. Un muro che anche ieri ha giocato non bene. Fa entrare niente. Campagnaro ha un senso della posizione splendido, per cui anticipa, fa tutto quanto. I due esterni aiutano molto. Allora uno dice: come fanno a prendere tutti questi gol? È perché ogni tanto si addormenta il centrocampo. Ci sono questi cali evidenti, cioè per vederlo io, appunto, non sono tecnico, per vederlo io è così evidente, sono questi cali di tensione così troppo pericolosi. Allora la domanda potrebbe essere questa: siccome prima ha fatto una riflessione Ermanno Ricci sulla quale io poi ci ho rimuginato sopra, lui dice: Gianni, ma ti rendi conto che noi abbiamo tra come squadra la prima squadra, una delle migliori del campionato, però abbiamo anche una panchina lunga abbastanza importante, perché abbiamo i rincalzi che sono quasi al livello dei primi. Allora questo potrebbe farci pensare che sarebbe opportuno un turnover, cioè far riposare qualcuno del centrocampo. Ecco, Pillon seguite sempre a predicare pazienza, sì. Perché arriverà il turno per tutti. Sì. E deve tenere, è molto abile a tenere il gruppo unito praticamente. Certo che Del Sole, che non veniva utilizzato, ci restava male, però nel momento in cui però Pillon gli ha dato la fiducia, lui ha ripagato la fiducia che l'allenatore gli ha dato. Quindi allora, concludo quella osservazione che tu hai fatto, Gianni, a proposito di Pescara, capolista e così via. Andando a riflettere, noi vediamo che Pescara ha degli ottimi difensori che stanno in panchina, li devo enunciare tutti quanti, Cioffani, Elizalde, Canutè come centrocampista, quindi abbiamo Cocco come attaccante, quindi praticamente ha diverse soluzioni. Qualora dovessero scendere di tono alcuni giocatori nei vari settori, Pillon ha sempre l'elemento idoneo per rimpiazzare in maniera adeguata quel ruolo. Quindi allora attenzione, noi non è che vogliamo sognare, vogliamo così fare i voli pindarici, però in effetti il Pescara non a caso è primo in classifica, non a caso è capolista. Vogliamo sentire Pillon adesso? E sentiamo Pillon. Ma siete voi che vi illudete che le cose... Io ho detto che dobbiamo migliorare, siamo una squadra che la gestione della partita purtroppo alle volte siamo carenti. Devo dire però che abbiamo fatto un primo tempo secondo me ad altissimo livello, dove abbiamo meritatamente, siamo con due gol di vantaggio, poteva anche essere il terzo. Quel gol alla fine ci è costato tanto, perché a livello psicologico poi siamo andati in campo un po' timorosi. Bravo il Lecce, che ha fatto un buon secondo tempo, e anche dei giocatori di grande forza fisica davanti, soprattutto al gioco aereo, dove noi un po' di carenza purtroppo ce l'abbiamo per natura fisica, anche non abbiamo fisicità, abbiamo sofferto i loro traversoni e hanno pareggiato. Meno male che poi Nando ha tirato fuori la giocata dal cilindro e siamo passati in vantaggio, poi va bene, il quarto gol. Ma devo dire che è stata una bella partita per due squadre che giocano a calcio, tutte e due amano giocare a calcio. Sapevo che era una partita da gol, sapevo che potevamo prendere qualche gol, però devo dire che insomma alla fine penso che abbiamo anche meritato di vincere, nonostante la superiorità numerica, per quello che si è visto soprattutto nel primo tempo. Sì, ha perfettamente ragione, a me è piaciuta l'onestà proprio, l'onestà di... Sì, ma è una persona seria, Gianni. Perché... Bisogna inquadrare le partite non con la esaltazione, ma con l'entusiasmo giusto, e dire: la squadra, come hai detto tu, è forte, è tra le prime sicuramente del torneo, non deve fare errori, perché se fa gli errori scende, e nello stesso tempo ci sono dei margini di miglioramento, perché alcuni elementi possono crescere, però io ribadisco ancora il concetto che una squadra come la nostra deve imparare a gestire la partita. Perfetto. Sono 90 minuti, più oramai 3-4 minuti sono canonici. Una volta si diceva ha segnato in zona cesarina, adesso si segna sempre in zona cesarina, perché tantissimi gol vanno dal 90esimo al 95esimo. Allora a questo punto bisogna distribuire bene le forze
nel corso della partita. Mi consentite di fare un... di dire, ma come no? Tutto quello che vuoi. No, mi, tu sei il padrone. Tanto la nostra, trasmissione poi verrà messa anche sul canale YouTube, per cui vi invito anche a seguirci anche su online, quindi su internet, e quindi ci vedranno anche gli amici di Lecce, da Lecce. No, ieri dopo la partita i tifosi di leccesi si sono sbizzarriti su Twitter, soprattutto con l'hashtag riferito alla partita Pescara-Lecce, e molti, no, dicevano: ecco, il Pescara ha vinto grazie all'aiuto dell'arbitro. Cari amici di Lecce, voglio dire questo, non è vero, cioè, perché l'arbitro è di Avezzano, più che altro si lamentavano di questo. Cari amici di Lecce, non è vero. Innanzitutto le due espulsioni ci sono state nel secondo tempo. Cioè, il primo tempo si è chiuso 2-1, il primo tempo il Pescara, appunto, ha giocato bene, non dico che ha dominato, ma ha giocato bene, si meritava di stare 2-0, se non anche di più. Purtroppo è finito 2-1 il primo tempo. La prima espulsione, meritatissima, non ci sono dubbi. La seconda forse è opinabile, però la prima ci stava tutta. Il Lecce ha pareggiato su distrazione o mancanza di concentrazione del Pescara, ha giocato bene, su questo non nessuno, però non ha, il Pescara non ha vinto grazie all'aiuto di nessuno, e meglio ancora dall'arbitro di Avezzano. Il Pescara si è meritato la vittoria, ha sofferto, abbiamo sofferto tutti noi, il Lecce ha giocato bene, però sicuramente non è stato aiutato da nessuno. Adesso per Herman, che se lui si emoziona sempre, poi lui è il poeta del calcio, diciamo, Herman si apre la pagina musicale? Come no, quindi io intanto devo salutare l'angelo custode, sì, che tu mi dici. Salutiamo, che sta, vero, l'angelo custode. Che sta praticamente in clinica. Tanti auguri, pronta guarigione. E a questo punto, vivendo questo periodo, vivendo questo momento magico, il Pescara che vince, che batte il Lecce, che era una squadra comunque scorbutica, difficile, più del Cittadella addirittura, senza dubbio, nonostante che il Cittadella sia riuscito a vincere, però complessivamente è un momento veramente un po' mitico, meraviglioso. E allora, siccome è un momento meraviglioso che il Pescara sta vivendo, vediamo pure, ascoltiamo pure Massimo Ranieri col Meraviglioso. Massimo, volevo dire, lasciateci sognare, è meraviglioso, il mondo va come va, sapete quante tristezze ci circondano se guardiamo in faccia alla realtà. Se possiamo con il calcio, con il Pescara, vivere un momento di felicità, di tranquillità, un momento meraviglioso, viviamolo questo momento. Ben venga. Un momento meraviglioso che sta vivendo Del Sole. Del Sole è stato mandato alla Juventus, va bene? Qualcuno ha detto: Madonna, ce lo potevamo tenere un po' di più, farlo crescere meglio. Comunque è andato alla Juve. La Juve ce lo ha rimandato indietro, al mittente, quindi dando quasi un bollino di insufficienza al ragazzo. Al ragazzo. Il ragazzo ti entra in campo e ti fa quel dio di gol, chi lo sa se qualcuno sta riflettendo, dice: ma avessimo fatto un errore a rimandarlo così presto a Pescara? Tu che dici, da tifoso? No, guarda, Del Sole, a parte l'ha detto anche lui, che era, è giovane. Dici che ha imparato molto anche stando in quel poco tempo con da Cristiano Ronaldo. Sì, vabbè, anche il post. L'ha battuta. L'ha battuta. Cioè, è giovane e quindi deve dimostrare sul campo, e deve prendere maturità proprio sul campo, gestione della sua bravura, che sicuramente è indiscutibile. La questione di Del Sole alla Juventus... La Juventus è una squadra ormai, insomma, non ha lo spazio per dare... Anche la seconda squadra della Juve, quella che gioca in Serie C. Ecco, certo, che se devo andare a giocare una seconda squadra della Juve in Serie C, rimanga a Pescara. Rimanga a Pescara, esatto, senza dubbio. Beh, cioè, sicuramente non ci sono paragoni. Tra l'altro la Juventus in Serie C non è che sta facendo poi tanto bene, dato che è molto più forte il rende. Allora, Ermanno, 8.782 presenze contro il Lecce. Domenica ci andremo a Palermo, quindi lo scontro con diciamo una prima teorica. Ora c'è anche il collegamento aereo Pescara-Palermo, peccato che purtroppo domenica non c'è questo collegamento, altrimenti saremmo andati tranquillamente a Palermo. Vuol dire, dopodiché però ci sarà la partita in casa contro l'Ascoli, brutto, supereremo i 10.000 spettatori, che dici?
Gianni. Attenzione, speriamo... che l'Ascoli l'ammazza grande. Sì. Perché l'Ascoli è anche una squadra scorbutica, attenzione. Beh, ha vinto col Benevento, comunque, ha vinto col Verona. Il Pescara deve avere consapevolezza delle proprie capacità, delle proprie attitudini, non deve avere cali di tensione, come si è verificato purtroppo nella parte finale del primo tempo e in parte del secondo tempo contro il Lecce. Una sola battuta. Pillone che si fa espellere. È tutto lì. A me sembra venuto da ridere. Vedo lui che corre, fa 50 metri di corsa, sembrava. Perché vive, lui partecipa veramente attivamente. Vabbè, quindi in quell'occasione anche l'arbitro mi è sembrato non all'altezza della situazione. Diciamo molte volte vogliono fare i personaggi a tutti i costi. Vabbè, noi siamo arrivati al termine di questa nostra puntata. Del resto io ringrazio voi perché ci seguite. Saluto questi amici, Renato. Però vale salutare Renato che adesso li saluta. Però voglio dire una cosa, io mi diverto moltissimo in questa rubrica perché con Ermanno Ricci abbiamo trovato un feeling particolare. Poi è Ermanno che ha scoperto questa nuova realtà, diciamo giornalistica per ora, quindi di Renato Ranieri, che oltretutto sa vedere le partite con particolare... Squadra che vince non si cambia. Non si tocca, bravo. Rimaniamo qua. Saluta gli amici, poi saluto... Allora, i soliti nostri grandi sostenitori, Mario Marchetti, Mario Perfetti, Stefano Di Tomo, Maurizio Baldassarre. Bene. Io saluto invece voi come ascoltatore, poi l'amico e collega. Il regista. E collega, il regista. Leo Di Blasio. Ha i meriti enormi per i risultati. Lui è la colonna portante di questa trasmissione. Ci sentiamo lunedì prossimo allora. Buonasera a tutti, arrivederci, grazie per l'attenzione, grazie.